Già da 3 anni Arte Libro Una Luna è entrata nelle scuole superiori di Gubbio per veicolare saperi antichi che potrebbero, perché no, rappresentare per i giovani delle occasioni lavorative. Ora si sottoscrive un vero e proprio protocollo d'intesa tra il polo liceale Mazzatinti, tra il Casta Gattapone e il Comune per inserirsi nel progetto Alternanza Scuola-Lavoro e per garantire anche alla città di Pietra offerte turistiche di alto livello. E ciò che si sta realizzando nei locali del liceo artistico fisicamente è la storia del libro in Europa, cioè lì c'è uno spaccato su quella che è la storia del libro in Europa, che è il pre-Gutenberg, quindi con lo spartiacque della metà del 1400, il pre-Gutenberg con la miniatura e la calligrafia, quando i libri si facevano a mano, e il post-Gutenberg con i caratteri mobili tipografici. Quindi questo è quello che noi stiamo costruendo. Cioè è un'impresa colossale in un certo qual modo, ma anche stimolante, entusiasmante, perché i giovani, al di là dell'iPad, l'iPhone, l'ebook eccetera, scoprono la manualità, il fare artigiano e la bellezza della realizzazione delle proprie opere. Quindi laboratori per ora aperti agli studenti, ma laboratori anche aperti alla città. Quando abbiamo attivato lo scriptorium durante il Medioevo ci sono state presenze, interessi che hanno acceso i riflettori sulla città di Gubbio, perché Gubbio è la città di Oderisi, quindi la città della miniatura. Intanto nei 3 anni già trascorsi io ho fatto laboratori per circa 800 ragazzi sugli step della filiera dell'arte del libro, quindi carta fatta a mano, stampa al torchio, acquaforte, calligrafia, miniatura e legatoria. E ora siamo focalizzati su alcuni progetti specifici che rientrano nell'alternanza scuola-lavoro. Infatti ci sono due fronti da curare. Innanzitutto quello di mantenere o dare impulso a queste forme di artigianato, che direi sfiora l'arte per molti aspetti, perché è di grande qualità e di grande eccellenza, quindi creare delle attività che possano essere anche appunto delle occasioni di sviluppo e di occupazione e comunque di salvaguardia di forme di mani intelligenti che sono assolutamente indispensabili per la civiltà di una comunità come la nostra. In secondo luogo, e non meno importante, avere delle forme di promozione e di offerta turistico-culturale che si inserisce, direi, in quell'ambito di turismo legato alle esperienze e alle emozioni, che è, una offerta alta, qualificante, che può portare anche turismo non mordi e fuggi, ma un turismo che si guarda intorno e che vede anche quali attività, magari laboratoriali, artigiane, artistiche, si possono effettuare in una comunità e quindi magari vi può risiedere anche in maniera molto più stabile.